Capsule in the Sky, Jan Van Dahl, numero 5, uno dei pochi dischi presenti nella scena europea direttamente dal Belgio per quanto riguarda la Progressive Trance, per quanto riguarda la main floor di RTO. Innanzitutto benvenuti ancora una volta, il protagonista principale DJ Tech, che è praticamente concentrato sul vinile. Sta mixando questa main floor, i 15 dischi, la classifica di tendenza di RTO, oggi insieme a Corradino. Siamo alla 4, Sound of Love, Bin e Yanou, The Hymn of Nyatu One. Welcome to the sound of Bin and Yanou. The Hymn of Nature One, Bin e Yanou, numero 4, l'inno dell'Open Air Rave più grande d'Europa, il Nature One, firmato dai grandi Bin e Yanou. E poi si dice tutto, no? In queste parole che ispirano un po' alla natura. Siamo alla numero 3. Pussy Lover, etichetta bianca, disco promozionale per Balloon. Ritmo ed energia main floor. Ancora un saluto particolare a Never, Doom e DJ Mozart, gli altri tre protagonisti della main floor. Oggi con noi DJ Tech, questa sera presente a Bellinzona. Thank you.
numero 3. Voglio ricordare che questa sera DJ Tech a Bellinzona con una serata tutta trance, insieme a lui Final X, Wisdom, Silent e Rainbow. La grande estate di RTO, la grande main floor, la classifica di tendenza, siamo alla 2, Eternity 2000, la versione remix di Fridge, il fantastico Fridge, che ha remixato completamente questo pezzo di B-Boys, come lui, solo lui sa fare. B-Boys, numero 2, Eternity 2000, remix Fridge. B-Boys, la numero 2, Aren Record, etichetta completamente svizzera. Siamo in cima alla classifica, giustamente, della main floor estiva, è piena di ospiti, piena di personaggi, ma il personaggio numero 1 di quest'estate sarà lui, Enzino, che lo conoscono praticamente in tutta Europa, direttamente dalla Calabria, in tutta Italia e in tutta Europa. Volevo fare un saluto a tutti i miei compaesani, compreso DJ Nader, che è calabrese come me, e poi fare il repelo di questa classifica. Al numero 15, Scritti Paletti, al 14, Bello e Sam, e Gloria Gaynor. Ah no, sbagliato! Ha sbagliato foglio! È la classifica degli anni 80, questa.